incontra il favore della gente a Levico, la rassegna di incontri, idee d'autore, pensata ed organizzata per il terzo anno consecutivo dall'Associazione Mondo Giovani di Levico Terme. Tante le persone presenti ai dibattiti e alle serate in Piazza della Chiesa, per un'iniziativa che, come ricorda il presidente Massimiliano Osler, vuole aiutare i giovani a comunicare, farsi ascoltare, ad aprire i propri orizzonti culturali e personali. Idea d'autore è un progetto che parte dallo scorso novembre del 2011, l'Associazione Mondo Giovani lo ha ideato e lo ha promosso assieme alle politiche giovanili della Vulnerabilità Valsugana. È un ciclo di 8 incontri con giornalisti, con politici, con personaggi dell'ambito culturale, ma anche non italiano, su varie tematiche dal punto di vista intellettuale italiano. Nella cittadina termale è arrivato anche l'onorevole Francesco Barbato dell'Italia dei Valori, recentemente assurto agli onori della cronaca per aver attaccato duramente e con toni accesi l'atteggiamento inconcludente della classe politica italiana. Un incontro che è servito anche per riflettere e cercare di capire perché da tempo non si sia ancora riusciti a dare risposte ferme e concrete per un equo sviluppo del nostro paese. Sto arrivando da Salerno, dove stamattina sono andato a complimentarmi con il procuratore della Repubblica di Salerno e il comando provinciale dei Carabinieri, che ieri l'altro hanno arrestato un boss latitante della Camorra. Insomma, un segnale forte, ma abbiamo un problema lì. C'è un'amministrazione provinciale a guida PDL che è succeduta ad un'amministrazione provinciale a guida PD e non è cambiato nulla. PD e PDL amministrano allo stesso modo, ruberie, strade fantasma non realizzate, insomma è la mala politica di cui questo paese ha bisogno di liberarsi, perché solo così elimina la spesa pubblica inutile, i costi di una politica inutile, insomma dobbiamo liberarci di questa mala politica per costruire un'alternativa di governo ed un futuro per gli italiani, soprattutto per i giovani. La rassegna, organizzata con il supporto della Provincia Autonoma di Trento e dell'Ufficio Politiche Giovanili del Piano Giovani Valsugana, proseguirà nelle prossime settimane con altri incontri in calendario a Caldonazzo, Tenna e Calceranica al Lago. Proseguiremo poi lunedì 27 agosto con l'onorevole Scopellitti, il governatore della Regione Calabria e il coordinatore della Stazione Libera Antimafia, Mimmo Nasone, per parlare appunto della tematica della mafia. Proseguiremo poi il 2 settembre a Tenna con il Cavalier Diego Mosna parlando di imprenditorialismo, il 10 settembre a Caldonazzo con l'avvocato Gianettore Gassani parleremo di famiglia, quindi la tematica del divorzio vista su mille sfaccettature, il 17 settembre di nuovo qui a Levico con il DJ di MTV Carlo Pastore, quindi il tema della musica, e chiuderemo sempre il 24 settembre, sempre qui a Levico, con Alessandro Sbarbada e Enrico Baraldi, due psicologi che parleranno appunto della tematica giovani e alcol.